Ciao a tutti ragazzi, con questo video vi introduciamo al sistema economico e finanziario del nostro server di Lost in a Cubic World. Sono qui con Atreus ed Animalesco. Ciao ragazzi. Ciao. Dunque, prima di tutto precisiamo che il nostro server è un survival RPG. Dunque, all'arrivo del server si può scegliere di far parte di una città, di fondarne una ad almeno 1000 cubetti dallo spawn o di essere eremiti. Precisiamo che all'interno delle città ovviamente non è attivo il PvP, quindi si è protetti da eventuali attacchi esterni o interni. Le ceste inoltre sono private, quindi protette, quindi non è possibile aprirle o rubarvi, e soprattutto i player possono usufruire del mercato locale, ma spiegheremo meglio tra poco di cosa si tratta. Gli eremiti invece possono vivere ad almeno 500 cubetti dallo spawn, ma consapevoli del fatto che chiunque può rubare dalle loro chest, che non sono privatizzabili, senza correre in sanzioni di alcun tipo. Sicuramente è vietato griffare la casa di un eremita, ma ogni blocco che sarà rimesso al proprio posto non sarà considerato griffing. Anche uccidere players al di fuori delle aree protette, ossia dalle aree senza PvP, non è sanzionabile. Per quanto riguarda l'economia, il sistema è molto semplice e si basa sulla conversione dei lingotti d'oro in lire. Ogni lingotto d'oro potrà essere convertito nel numero di 50 lire. Nonostante possa sembrarvi una cifra bassa, vi posso garantire che non lo è. L'oro, inoltre, può essere cambiato presso il castello di Valinor, presso il quale troverete una chest adibita proprio a questo tipo di servizio. Ovviamente per chi vive nelle città, le città che aderiscono all'iniziativa possono mandare i propri sindaci a fare il cambio presso il castello. Un plugin che abbiamo introdotto nel server è il Chest Shop. Sarebbe il mercato ideato per i singoli utenti, nel senso che nelle città si può decidere di mettere in vendita ciò che si possiede, attraverso una chest sulla quale verrà fissa un cartello che deve riportare i seguenti parametri. Prima di tutto dovrete piazzare una chest, sulla quale dovrete affiggere un cartello. E su questo cartello dovrete scrivere in prima riga il vostro nome utente, ad esempio il mio è KTT. Sul secondo rigo invece dovrete scrivere la quantità della merce che volete vendere, ad esempio 1. Sul terzo rigo dovrete scrivere B se volete vendere qualcosa, spazio il prezzo che volete dare all'oggetto in vendita, ad esempio 2. Se volete anche comprare eventualmente da qualcuno lo stesso oggetto, dovrete scrivere due punti, S, spazio, il prezzo che volete stabilire per l'acquisto di tale oggetto, e in questo caso mettiamo sempre 2. Sulla quarta riga della chest, invece, dovrete scrivere il nome dell'oggetto in inglese, ad esempio Apple. Fatto. Nella chest, dato che dovete vendere tale oggetto, lo piazzate. E come potete vedere, la chat mi dice Shop successfully created. Adesso la nostra velina Animalesco ci darà dimostrazione di come si acquistano o vendono gli oggetti. Quindi Animalesco, premerai tasto destro per comprare sul cartello. E infatti, come potete vedere, Animalesco ha comprato un raw fish da voi per una lira. Mentre per venderci il raw fish vai con il tasto sinistro. Ecco qua, Animalesco vi ha venduto un raw fish per una lira. Grazie Animalesco. Di niente. Ricordiamo che gli eremiti non possono fare il chest shop. All'interno delle città invece bisogna fare richiesta al sindaco, che può decidere di creare un plot shop dopo averlo claimato digitando slash plot spazio set spazio shop. All'interno di questo plot infatti tutti gli utenti possono decidere di commerciare. Per ogni altra informazione riguardo il chest shop basta scrivere in chat slash help spazio chest shop. Inoltre vi ricordiamo che gli admin non forniranno alcun tipo di aiuto ai player né interverranno nella politica delle città, per cui non fate richieste particolari come di teleport o materiali rari, in quanto non possiamo in alcun modo aiutarvi. Tuttavia non esitate a contattarci se riscontrate violazioni del regolamento. Ragazzi, inoltre vi ricordiamo che ogni cheat e hack sarà punito sempre col ban permanente.
Per il resto, buon divertimento sul server di Jimba Network e parliamo di videogiochi. Ci potete raggiungere all'IP, in sovraimpressione, minecraft.jimba.net. Ciao! Ciao!